Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di gameplay di Ivan Ridoni. Torniamo con rinnovata forza, rinnovato vigore e di buoni propositi per l'anno nuovo. Primo tra tutti, togliere i 5 kg che ho preso quest'inverno a forza di mangiare zozzerie. Sì, lo so, ragazzuoli, sono un gran golosone. Nel girone dell'inferno di Dante finirò nel girone dei golosi. Dunque, riprendiamo con Super Mario Sunshine e andiamo direttamente al livello sabbie rosse. 1, 2 e 3. Facciamo sport che dobbiamo dimagrire. Ci arrampichiamo, e voilà. Pom 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 pom. Mi sono riposato qualche giorno e oggi sono pronto a ricominciare. Yeah, ma che roba, più sportivo che mai. E fu così che si accorse di aver sbagliato mondo. No, no, siamo a sabbie rosse. Episodio 6, ripulendo sabbie rosse, mi sembra giusto. Vediamo cosa tocca fare. Ah, hanno rizzozzato tutto un'altra volta. Mi fa piacere. E ci sono anche 4 persone che stanno affogando. Salve capo, mi dica. Mario, siamo in pericolo. È tornata la melma elettrica. Dove? Ovunque. Evviva, abbiamo del tempo limite per ripulire tutto quanto. Ed io non mi ricordo come si fa. Ecco. Ovviamente cerchiamo di non toccarla, perché se la tocchiamo finiamo fulminati. In realtà diciamo che 3 minuti dovrebbero essere più che sufficienti. Poi comunque abbiamo l'acqua illimitata. Come si faceva? Oh, ecco. Ho perso un po' di mano. Sono diventato lento. Ecco, via. Ripuliamo tutto. Non serve che puliamo fino all'ultimo pixel, in realtà. L'importante è che... Ah, faccio prima a fare così. Nah. Attenzione che stiamo per finire l'acqua. Ricarica, vai. Ma quanta ce n'è? Ma noi ripuliamo tutto. Ci proviamo perlomeno. Forza, forza. Questo. Ricarichiamoci. Dove abbiamo lasciato? Ah, tutto quest'altro lato. Puliamo questi due. Pulito. Pulito. Puliamo di qua. Anche voi. Anche te. Ok. Quanto manca? 1 minuto e 20. Non dovrebbe essere rimasto moltissimo. Tuttavia cerchiamo di essere più pulenti possibili. Cerchiamo di lasciare meno zozzeria. Cosa c'è rimasto? Qualche macchiolina qui. Qualche macchiolina lì. Oh, qui davanti. Carichiamo. Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta. Visto, anche se lasciamo qualche pixellino qua e là, in realtà non sarà tragica, insomma. Ok, andiamo a parlare con il boss. Salve capo. Ha visto? Grande, non pensavo ce l'avresti fatta così facilmente. Ed ecco il primo sole dell'anno, ragazzuoli. Primo sole del 2021. Ecco qua. Quando sarò vecchio riguarderò questo video e dirò: oh, Madonna Santa, il 2021, sono passati 50 anni. Salva e continua. Non so perché lì continua a suggerirci di andare in questo mondo. E invece noi rientriamo e ci facciamo un'altra missione. Prom prom prom. Mario Ombra va in hotel. Ok, solito inseguimento. Speriamo che non duri troppo. Sì, ormai abbiamo capito che ogni volta ci fa vedere la panoramica. Ah, bello, tutto pulito. Via. Si rientra. Porca miseria, per un pelo. Ma salve. Che c'è? Perché siete arrabbiati? Evacuazione? Ma perché? Ecco, tanto per... Ignora.
Ehi, cosa sta succedendo? Ma fa qualcosa, no? Sono arrabbiati perché li hanno sbattuti fuori dall'hotel. Non chiedermi cosa sta succedendo, non ne ho idea, lo so io. Eccomi. Mario, dentro c'è un piantagrane che è identico a te. Vai a dare un'occhiata, dai. Meno male, almeno per una volta non mi hanno accusato direttamente. Eccolo! E devi trovare un hobby, amico mio. Attenzione anche ai fantasmi. Ai, dove vai? Eccolo lì. Ma ce n'è più di uno. Ah no no, sono i fantasmi che si travestono, che prendono le sembianze di Mario Ombra. Vigliacchi. Ho visto che sei entrato qua dentro, infame. Visto che ci siamo, prendiamo la moneta blu. Meno lavoro da fare quando le dovremmo raccogliere. Dove è andato? No, questo è un fantasma. Ok, cerchiamolo. Ah, eccolo laggiù, ok. Ho provato, eh. Ai. Devo sempre ricordarmi di non avvicinarmi troppo, però, Questo salto non aveva assolutamente senso. Evviva! Fortunatamente non fa dei grandi giri. Temevo di doverlo rincorrere per tutto l'hotel. Ehi. Preso? Sì, vai. No, questo è un fantasma. Yahoo. Porca miseria. Dove sei? Dai. Oh, preso. A posto. Ma come sei fastidioso. Modo elegante per dire certo che t'accolli. Ma non ci interessa perché abbiamo preso un altro sole custode. Siamo a 60 soli custodi. Siamo a metà gioco. Sì, nel frattempo mi sono informato. Sembra che siano 120 soli. Quindi siamo a metà gioco. O meglio, siamo a metà dal completamento al 100%. Dunque, rientriamo. No, ecco, rientriamo e vediamo che cosa c'è da fare adesso. Prum, prum, prum. Monete rosse in hotel. Ecco, questa qui è una missione un po'... Perché toccherà andare a cercare le monete rosse con il tempo limite. Maledizione. Torniamo dentro. Potevano farlo un pochino più vicino alla riva. Eccoci. Entra Mario, ti prego. Va bene. Ok, questo qui in pratica sono come quei livelli che dovevamo fare senza Splack 3000, solo che questa volta si fa qui. Si fa qui. Ecco. Allora, cerchiamo le monete. Una eccola. Una dovrebbe essere nel bagno delle gentil donzelle, eccola. Un'altra nel bagno dei maschietti. Gira visuale, grazie. Credo. No, però ci si arriva da qui. No. Ecco fatto, ok. Esci. Bene o male, il percorso che dobbiamo fare non è... No, 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 no. Non è troppo differente da quello che abbiamo fatto nelle prime missioni. Attraversiamo il quadro e togli questo coso, maledizione. Mi fa perdere tempo. Ecco un'altra. Poi, ora si possono usare le porte per uscire. Eccone una qui. Ok, mi sembra che qui non ce n'erano altre. Non ricordo. Proviamo a salire. Abbiamo 4 minuti. Una sta pure nel punto dove abbiamo trovato il sole. Eccola. Una sta qui dentro, ma adesso dovremmo poter entrare. Sì, ok. Siamo a 6. Mi sembra che ce n'era qualcuna pure qui, da qualche parte. Come si faceva?
No, comunque non c'era. Non ricordo dov'è l'ultima. No, qui c'è... Ah, qui da qui si scendeva con Yoshi. Come ci si andava, che non ricordo. Si salta? No. Ragazzi, ho un attimo di panico, non so dove andare a trovarli. Si sale ancora? No, siamo all'ultimo piano. Ah, qui. C'era la porta aperta e qui si saliva. Mancano due monete. Era di qua. Mi pare. Qui. Ok, non ricordo. No. Eccola. Ne manca soltanto una. Ok. Credo di essermela persa dietro. No. È la stanza quella con la moneta blu, con il poster da bucare, che non ricordo come si raggiunge. Da sopra. Vai, sali, sali, sali. Ci sono passato davanti e me la sono dimenticata. Quindi la si prende. Abbiamo un minuto. Sì, ce la dovremmo fare senza troppi problemi. Torniamo qui. Dai Mario, dai, 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 non perde tempo. Qui. Meno male che non siamo scesi troppo. Questa. Questa mi sono dimenticato. Oh. Oh. Fatto grande. A posto, torniamo fuori. E eccolo qui, aia. 61 soli custodi. Sì che custodi. Yahoo! E vai. Bene così. Ed ora, vediamo un po'. Iu! Buenos. Ok ragazzi, rieccomi, pardon, è squillato il telefono. Allora, torniamo a noi. Abbiamo finito questo mondo, salvo sempre le 100 monete gialle, quindi adesso passiamo al prossimo, che è quello che ho addocchiato già da un po', ovvero quello lì sopra. Per raggiungerlo ci servirà il turborazzo, spruzzorazzo, come si chiama, lo troveremo qui nella piazza. Piazza, pardon, eccola. E one, e two, yu! Non ricordo qual è, quindi proviamole tutti, sei tu? Sei tu, perfetto. Con questo, arrivare lì sopra non sarà neanche troppo difficile. Dunque, cominciamo. E yu! E tiu! Eccolo qua, via. Aia. A proposito, vediamo un po'. C'era un modo per correre bene, cioè per correre di più. No, vabbè, pazienza. Dunque, vediamo un po'. Ce la faccio con un solo salto? Naturalmente no. Quindi andiamo in un punto un po' più alto. Arrampichiamoci ad esempio. Signora, come siamo gialle. Ciao, ti andrebbe di fare un lavoretto per me? Oh, mi potresti portare un po' di frutta? Mi servono ananas, portamene tre. Porta qui la frutta e mettila nel cesto, va bene? Questa non la ricordavo. Va bene, proviamoci. Non sia mai che Ivan Ridoni non dia una mano a una gentile donzella, specialmente se gialla. Oddio, detto così sembra una battuta razzista. No ragazzi, non doveva essere una cosa razzista. Doveva essere una battuta, me ne sono accorto dopo. Vabbè. Allora, ci ha chiesto tre ananas. Due stanno qui. Va bene, facciamolo. Di corsa. Signora, arrivo. Oh, uccellino. Quindi devo anche fare canestro lì dentro. Sento un rumore strano. Dov'è l'ananas? Dov'è la... è andato a finire qui sopra. Telecamera, grazie. Ma guardate. Ecco. Va bene, aspetta, calma. Houston, abbiamo un problema.
Mettiamoci questa volta da questo lato. Maledetta telecamera. Ecco. Signora, mi scusi. Scusa, scusa, non volevo. E su. E porcaccia miseria. Doveva essere una missione da niente. Miseriaccia. Perché? Signora, maledizione. Tipo così. Ok, ricordiamoci questa posizione. Corriamo a prendere il secondo, che sta sempre lì nella fontana. Ah, intanto ne abbiamo trovati altri anche qui alla bancarella, quindi fa comodo, fa comodo. Ok, eccoci. Ricordiamoci il punto che doveva essere all'incirca qui. Non voglio posarlo, voglio... Maledizione, voglio lanciarlo. Ok, siamo a due. Prendiamo il terzo e abbiamo risolto. Ah, ok, a prescindere comunque gli ananas ricompaiono, quindi neanche sarebbe stato un problema tornare a prendere sempre lo stesso. Buono a sapersi. Signora, come minimo, dopo tutto quello che ho fatto, voglio tre soli. Oh, ecco qua, è contenta. Mi parli, signorina. Grazie, carissimo. Una moneta blu, maledizione, speravo in un sole custode. Ok, andiamo a prendere il razzo e poi saliamo lì sopra. Quindi, vediamo un po'. Se io salgo prima qui e poi da qui mi do lo slap... Anche qui ci sarà qualcosa da fare, ma probabilmente servirà Yoshi. Comunque, non ci interessa. Per adesso io voglio andare qui. Oh, ci siamo, ragazzuoli. Cominciamo finalmente un nuovo mondo. Villaggio delle palme. Tre catenacci... Ah no, tre catenietti scatenati. Bene. Che bello. Avete fatto un parco a tema Regno dei Funghi? Per chi ha nostalgia di casa. Ok, qui ci sono tre catenietti, non catenacci, e dovremo, opla, spegnere fondamentalmente. Salve sindaco. Ehi baffetto, avresti voglia di darci una mano? Pare che gli animali di questa signora siano usciti di testa. No, non le api, loro stanno benone. Ok, quindi rincorriamoli e annaffiamoli fondamentalmente. Dopo che li avremo annaffiati, facendo attenzione a non calpestare... Certi animali sono proprio disubbedienti. A non calpestare la loro scia. Oh! Che fai? Mi punta! Ah! Oh! Porca miseria! Lasciami stare subito. Una volta che li avremo spenti, per così dire, li dovremo lanciare in acqua. Quindi... Che ti riaccendi? Vieni. Ora, giriamoci. Giriamoci. L'acqua dovrebbe essere qui al centro. Perlomeno li facciamo avvicinare. Non era proprio questo che volevo fare, ma... L'acqua è lì davanti. Quindi a questo punto aspettiamo... Ecco, bravo, inseguimi. Vieni qui. Vieni qui. Dove vai? Di qua. Ce l'abbiamo fatta? Non ancora. Aspetta, siamo ad un millimetro. Proprio ad un passo dalla fonte. E spegniti. Oh. Noi ci stiamo sbollentando ripetutamente. Ho un gran brutto presentimento. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Il primo catenietto si è raffreddato. Vediamo un po' se riusciamo a prendere qualche monetina. Sì, grazie. Ok, altri due. Dove sono? Eccolo, sta proprio ad un passo dall'acqua. Vieni qui, vieni, freddati, freddati. Dai, vai. Ok, questo è stato semplicissimo. Ora cerchiamo il terzo, che non vedo da nessuna parte. Eccolo laggiù. Ok, facciamolo camminare. Lasciamo che si avvicini da solo all'acqua.
Ecco, se mi insegui meglio ancora, senza uccidermi possibilmente, non scappare. Non scappare, vai che abbiamo anche il terreno libero. Ecco l'acqua, chissà se riusciamo a mandarlo oltre le casse. Yes, grande, rispetta sempre i tuoi amici animali. Mi raccomando ragazzuoli, non fate così con gli animaletti veri, Ed ecco il primo sole di questo mondo. Grande. Va meglio adesso, Dov'è il sole? Eccolo lì sopra. E... no, maledizione. Opla, no. Ecco fatto. Opla, ragazzuoli, 62 soli custodi. Grande, passa un'ambulanza. Salva e continua. Bene, non è così. Da notare nel frattempo come si sia tutto quanto soleggiato. Sembra brutto dire così. Come il sole abbia raggiunto quasi ogni angolo dell'isola. Penso... sì, si è illuminato anche l'orizzonte. A 60 soli l'isola Delfinia sarà completamente illuminata. Rientriamo e ci facciamo un altro sole. Episodio 2, la sfida in salita di Palmassimo. Ok, ci facciamo una corsetta. E stavolta l'avventura è ambientata di giorno. Ciao Palmassimo. Sempre in forma, Via. Vai, vai. Sono Palmassimo, vedi quella bandiera lassù? In cima a quella palmona? Quella palma ci farà comodo anche per le prossime missioni. Facciamo una corsa fino a quel traguardo? Il mio record è 30 secondi, non avrai mica paura, vero? Pronti ai posti? Via! Ok, andiamo. Ecco, stavo appunto per dire, cercate di non fare questo. Abbiamo perso tempo, non lo so se questa volta ce la facciamo. Temo proprio di no. Uno. Ok, no, siamo in testa. Anche se Palmassimo ci sta mordendo le caviglie, ma nonostante tutto... che rabbia, devo ammettere che sei veloce, ma sta parlando la Palmense, qui o Palmassimo? Forse ti avevo un po' sottovalutato, forse. Vorrà dire che la prossima volta dovrò impegnarmi. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Pilu pilu, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Là. 63 soli custodi. Yahoo! Bene così. Salva. E ragazzuoli, io per questo gameplay mi fermo qui. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, fate come vi pare e lasciatemi anche un bel commento. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Un abbraccio ragazzuoli.